Allora, buonasera a tutti, do il benvenuto come assessore qui nella nostra biblioteca per la presentazione del libro di Lara Belletta e di Fulvio Fapanni. Non sono alla prima opera, quindi abbiamo già conosciuto anche le opere precedenti e è comunque davvero sempre un piacere poterli ospitare qui all'interno della nostra biblioteca. È anche un piacere per, diciamo così, l'atmosfera poco consona ad una presentazione di libro, ma lo dico in senso positivo, non in senso negativo, perché vedere la gente arrivare, entrare qui, che più che entrare in una biblioteca o ad un momento letterario, entrava, ripeto, in maniera molto rispettosa e facendo un complimento, come nel salotto di casa, per sentire degli amici che raccontavano, e come nel salotto di casa poi c'è anche lo spazio per il rinfresco, c'è il momento per incontrare amici e conoscenti, credo che sia davvero quel clima ideale per poter vivere la biblioteca, viverla dal punto di vista sociale e vederla sotto un altro ottica e sotto un altro aspetto, che di fatto praticamente è anche quello biblioteca. Invece la biblioteca è sempre vista soltanto come luogo di prestito, luogo di consultazione, luogo di studio. Ecco, serate come questa sera servono davvero a farci vivere la biblioteca come luogo di socialità, come luogo di incontro, come luogo anche semplicemente dove trovarsi per passare una sera tra amici che hanno, sviluppato una nuova avventura letteraria e coinvolgono altre persone per presentarla. Io qua mi chiudo, ringrazio davvero tutti, il maestro, chi leggerà, chi presenterà la serata, peraltro non li nomino, ma sono comunque notissimi a Palazzolo, quindi il maestro Giuseppe Tarolli, Elisabetta Bani e Sandro Fotti, ringrazio Corrado Signoroni per le illustrazioni, insomma un lavoro non poteva mancare Atelier Melograni, che lo ringrazio per il rinfresco finale, davvero un lavoro collettivo. Lascio ora la parola a loro e grazie ancora a tutti e buona serata. Ecco. Innanzitutto buonasera anche da parte mia, benvenuti. Per me è un onore stasera essere qui perché, come dicevo a Lara, prima di tornare questa sera qui a ripresentarvi, perché in realtà sono sempre io che ho presentato il loro primo libro, ossia Il greggio sulla neve, mi sono trovato a fare una cosa un po' strana, ossia andare su internet, cosa che non faccio quasi mai per la verità, e sono andato a vedere che cosa c'era di Fulvio Fapanni e Lara Belletta su internet. E che cosa ho trovato? Ho trovato appunto la sera della presentazione, della prima presentazione, quella del greggio sulla neve. E ho rivisto quello che stiamo facendo stasera. Eravamo messi nello stesso modo, io avevo più o meno così, per cui di qua la musica, noi tre in questa posizione e la lettrice che era diversa. E io avevo una camicia taranella quella sera, non so nemmeno perché. Detto questo, mi ha colpito questa cosa perché quella sera io cominciai con un'affermazione. Quella sera io dissi: ci vuole coraggio. Cominciai così il mio discorso. E a distanza di 2 anni da allora, dopo che sono cambiate moltissime cose, perché siamo cresciuti tutti in questi 2 anni, e io e Lara ci vediamo molto meno di quando ci vedevamo allora, ma è rimasta la stessa stima, lo stesso affetto di prima, devo ricominciare dicendo: ci vuole coraggio. Cioè, ci vuole coraggio di cominciare da capo a scrivere un altro libro. Sono stati bravissimi, nel senso che voi dovete sapere che scrivere il primo libro è sempre molto semplice, nel senso che c'è tutto l'entusiasmo, la foga, la voglia di creare qualcosa. Mettere mano la seconda volta ad un libro ci vuole volontà. Ora, peraltro, lo dicevo poco fa mentre parlavo con Fulvio, durante quella famosa serata io avevo chiesto loro di fare una piccola cosa. Per chi ha letto Il greggio sulla neve, immagino quasi tutti qui dentro, c'era una figura che era quella di Artesia, che era la figura forse più mistica, più spirituale all'interno del libro. E io ero rimasto molto affascinato da questa figura che poi, se vi ricordate, spariva senza che ci venisse spiegato davvero chi fosse, che cosa rappresentasse. Veniva lasciata così nel mistero. Avevo chiesto quella sera a loro
se mai avessi, io dicevo se mai scriverete un secondo libro, sarebbe bello che ci raccontaste di Artesia. Hanno fatto di più. Artesia non c'è, perché Artesia è stata incarnata, se mi permettete il termine, in tutto il libro, perché con Annia siamo arrivati al nocciolo della questione. E mi spiego. Tutto in questo libro ruota intorno ad un concetto, un solo concetto, che è l'evoluzione, l'evolversi, passare in qualche misura dall'uomo fatto di passioni all'uomo spirituale. Questo è il vero tema che sta dietro questo libro. Se mi permettete, utilizzerò un termine un po' più specifico per coloro che amano il genere, mettiamola così, che è il termine trasmutazione. Si passa in qualche misura dal piombo all'oro. E lo si fa attraverso un passaggio che è anche proprio fisico, se vogliamo. Si passa dalla terra allo spazio celeste. Infatti il libro si muove su questi due livelli, lo spazio terrestre, che è quello che avete ascoltato, reso anche linguisticamente. Dunque si passa dagli inferi per andare verso lo spazio celeste, il cielo. Dunque c'è davvero una trasmutazione in questo libro che riguarda la protagonista, ma non solo la protagonista. In realtà, per chi prenderà in mano il libro, subito si troverà dinanzi a qualcosa che, come dire, richiamerà il fantasy. Scusatemi, non il fantasy, in questo periodo ragiono troppo di fantasy a breve. La fantascienza, per cui troveremo pianeti, navicelle, esseri di altri pianeti, architetture di altre realtà, culture completamente diverse nelle quali Fulvio ha nascosto qualsiasi cosa, ve lo dico, per cui non vi fate prendere in giro da questa fantascienza, se cercate Asimov, no, avete sbagliato, non è questo, perché in realtà loro utilizzano la fantascienza in maniera non innocente, lo fanno per parlarci di altro. Sarebbe sciocco, proprio me lo sono appuntato con queste parole, sarebbe sciocco chi cerca in questo libro un libro di fantascienza. No, qui siamo dinanzi a un percorso esistenziale. È qualcosa di completamente altro, dove la fantascienza fa solo da sfondo, serve a questi due autori per raccontarci qualcos'altro. In qualche maniera, Fulvio e Lara portano in scena il cambiamento della persona umana, la scoperta del sé. Attenzione però, in una maniera, a mio avviso, intelligente, perché la scoperta del sé non avviene nel solipsismo, cioè nella solitudine, ma nella relazione. Le persone cominciano il percorso nella solitudine, ma la loro trasformazione avviene attraverso la relazione. La salvezza non è mai autocentrata, ci viene sempre dall'esterno. Questo è il centro, se volete, dello scorrere degli eventi umani. La salvezza viene dall'esterno, ma ovviamente ha bisogno di un passaggio interno, di un passaggio di accettazione che è personale. Ecco perché i personaggi di questo libro si trasformano, soffrono trasformandosi, non accettano il cambiamento in maniera, come dire, indolore. Vivono tutte le emozioni connesse alla trasmutazione. Peraltro, come dire, il percorso che loro stabiliscono, loro intendo gli autori, è un percorso fluido, cioè i personaggi si trasformano, crescono, si evolvono in maniera molto fluida, ma attenzione, la loro grandezza sta nel fatto di aver descritto questo percorso in qualche misura a scale, cioè noi seguiamo il loro crescere, step, gradino per gradino. Per cui, al di là dei fondali sui quali si muovono, in realtà la vera scenografia che questi personaggi hanno e portano con sé è quella della loro vita, delle loro idee. I protagonisti di Annia sono tracciati in una maniera molto definita, molto chiara. Se mi permettete, il libro che abbiamo, che avrete tra le mani, che io ho tra le mani in questo momento, presenta un livello di maturità rispetto al gregge molto diverso, i personaggi sono molto meglio definiti e sono cresciuti essi stessi.
ci sono solo 3 foglie, niente di che. Peraltro, c'è una cosa che un bibliotecario, io sono un bibliotecario, nota subito. Il titolo della copertina è Anya, ma in realtà c'è una diatriba su Anya o Anya, dovrebbe essere Anya perché ha l'H finale, dunque, come in ebraico, dovrebbe leggersi con un accento spostato. Detto ciò, all'interno del frontespizio c'è un sottotitolo, Viaggio geocosmico alla scoperta di sé. Cioè, la Refulgher non è che ci vogliono prendere in giro, ce lo dicono che ci sono dentro lo fare. Viaggio geocosmico alla scoperta di sé. E in questo geocosmico, credetemi, c'è tutto, perché c'è geo, la terra, cosmo, il cielo, per cui c'è l'orizzonte e il vertice. C'è l'uomo e c'è la donna, perché un'altra delle loro caratteristiche, almeno di quelle che stanno sviluppando nello scrivere, perché sono scrittori che stanno crescendo evidentemente, è quello di unire sempre il lato maschile e il lato femminile. In qualche maniera, senza mai confondersi peraltro, perché si capisce benissimo in qualche misura ciò che è l'uomo e ciò che è la donna nei loro testi, mettono insieme non due opposti, perché non è questa la percezione che noi abbiamo leggendo il libro, non è una coincidenza oppositorum, come dire in latino, ma è molto più semplicemente l'inclusione di tutto nell'uno. Maschio e femmina, cielo e terra, sono solo parti di un qualcosa di più completo. Non è un caso che si parli di cosmo, peraltro. Sapete, il cosmo non è una cosa qualsiasi. La parola cosmo ha a che fare con ordine. Dunque, ciò a cui assistiamo è un passaggio dal disordine all'ordine. Dal caos, viene in greco, al cosmos. Questo è il libro che loro hanno voluto regalarci, hanno voluto scrivere. Peraltro, considerate anche che, come sempre, perché in questo caso posso dire voce di Mezzolara, evidentemente c'è anche il sentimento, la relazione sentimentale tra i protagonisti, ma anche la relazione sentimentale non è finalizzata a raccontarci la storiella d'amore, il rosa, che io pure apprezzo come bibliotecario, ma ci serve per parlarci ancora una volta d'altro, cioè del fatto che solamente attraverso uno sguardo esterno io posso vedere realmente chi sono. Ecco perché le persone crescono non solo per illuminazioni interiori in qualche maniera, perché ci arrivano per capirci, ma anche perché qualcuno parla o tace, perché a volte parlano attraverso altre forme che non sono quelle delle parole in questo libro, evidentemente, è comunque fantascienza in qualche misura, ma anche perché qualcuno, vi dicevo, guarda dentro di me e mi permette di vedermi e mi dice davvero chi sono. È per questo che anche i nomi hanno una loro importanza, in questo caso hanno attinto a tradizioni ben più che millenarie. Il nome in qualche misura è la persona, non è un caso che sono delle grandi di questa. A questo punto io non voglio continuare a raccontarvi le mie cose, perché il libro dovete scoprirlo voi, ma siamo al momento cruciale nel quale io adesso comincio a passare il microfono a loro, perché è bello sentire gli autori che raccontano il libro, è bello sentire loro che raccontano le loro emozioni nello scrivere. C'è una cosa quello che voglio leggervi, e non è una cosa che riguarda il libro, ma che, o meglio, non è un pezzo del libro, non è uno straccio, direi la maniera più corretta, ma è quello che mi è stato scritto quando il libro mi è stato dato in lettura. Io questo libro l'ho visto prima che venisse, sì, in qualche misura sì, prima che nascesse, poi quando me lo hanno inviato perché io lo leggessi e vedessi anche l'apparato iconografico del quale parleremo dopo, mi è stato scritto questo: a Sandro, sulle luminose vie del destino, niente è come sembra e tutto cambia in modo inaspettato. Erano stati anni di cambiamenti. Questa frase, secondo me, è un ottimo sunto di quello che è questo libro. Ma adesso, cosa significa riprendere in mano la penna e riprovarci di nuovo? Cominciamo da te. Da me, da te. Comincio io. Allora, riprendere la penna è un po' come davvero rincontrare qualcuno, no? L'hai lasciato a un certo punto, lo ritrovi, dove entrambi possono essere cambiati, io posso essere cambiata, chi incontro è cambiato,
quindi è cambiato il foglio bianco e sono cambiata io, è cambiata la penna, per cui ritrovarci a scrivere, da un lato non, in realtà non l'avevamo, non l'avevo mai lasciato, nel senso che la scrittura è diventata davvero parte della vita e dei momenti anche più fragili o più difficili, e quindi è proprio un'ancora. Dall'altro però, per crescere e riuscire a continuare a pubblicare, bisogna anche lavorarci sopra, e quindi sicuramente ricominciare è stato molto più difficile rispetto al primo, perché non c'era solo l'entusiasmo del ormai questo sogno va realizzato e la mente era il sogno da realizzare, ma era il crescere anche professionalmente a questo punto, e quindi unire la passione, l'utilità e anche la professione, se mi permettete di dirlo, il lavoro in qualche modo del farlo bene, è stata una bella avventura, insomma, sì, sicuramente ci ha permesso però di rimetterci lì in discussione, in primis ognuno di noi e poi insieme. Intanto mi viene da dire questo, ecco, non so, Fulvio. Ti tocca. Sì, è stato bello perché il primo libro è partito appunto da un capitolo, da una storia, da un'idea sua, e quindi abbiamo sviluppato insieme con entusiasmo, eccetera. Ci è avuto anche più tempo perché i tempi non erano come nel secondo, che sono meccanismi si sono messi un po' a posto. Il secondo è partito da un piccolo capitolo che avevo in testa io da tempo, che era solo un'idea di base, perché alla fine ero partito con una cosa, sono arrivato a farne veramente un'altra, però c'era un po' l'idea. E se abbiamo lavorato in modo molto più uniti ma anche staccati, cioè nel senso che ognuno sviluppava qualcosa, poi ci trovavamo per metterle insieme, poi volevamo sviluppare dei personaggi, quindi è stato un lavoro di squadra diluito nell'arco di qualche anno, che però è stato anche fluido, perché le cose erano chiare, come volevamo dire, e quindi non c'era la storia in qualche modo a andare a cercare delle cose astruse o strane per raccontare, erano cose molto chiare dentro di noi, bisognava solamente dire la veste adatta. Poi quella volta che hai detto appunto di Artesia, mi hai toccato un po' sul vivo, siccome è una cosa che a me, cioè, per me personalmente, estraniarmi e andare con la fantasia è una cosa che sento molto, l'ho buttato anche in questo versante, che non era soltanto materiale ma un pochino più profondo. Si sta staccando qualcosa? Niente, per il resto poi volevo aggiungere delle cose ma le ho dette tutte da prima, quindi basta. No, sono a posto, puoi fare il tuo. Sì, in realtà sì, ho subito di fronte alla seconda ed è la seguente. Innanzitutto io invidio chi dice che ha l'idea chiara, bellissimo. Potrei anche farvi la domanda, ma quali erano queste idee? Non la farò. Grazie. Potrebbe essere già cambiate. Invece, in realtà, la domanda che desidero fare è questo. Ma perché in un tempo in cui appunto la fantascienza non è molto di moda, adesso appunto è di moda il fantasy, se proprio bisogna parlare, come mai invece la fantascienza? Peraltro, perdonatemi, per chi non ha letto Il gregge sulla neve, Il gregge sulla neve era una storia assolutamente intramondana, cioè al di là della figura di Artesia, poi tutto il resto si svolgeva nel nostro contesto. Qui nel nostro contesto, tranne pochissima roba, non c'è altro in altri momenti. Per cui, perché la fantascienza? Cioè, cosa vi ha attratto in qualche misura della fantascienza? Io lascio prima Fulvio perché devo aggiungere un pezzo solo dopo che lui ha detto la sua parte. Allora, chiaramente come tu hai spiegato prima, la fantascienza è solo una chiave di lettura della storia. Ci sono altre chiavi di lettura, e in qualche modo c'è la facilità di usare la fantascienza, cosa comporta? Cioè, in pratica tu puoi proiettare molto lontano, per esempio sulla Terra sappiamo tutti il tipo di civiltà che abbiamo, quindi. Ma tu puoi pensare questa civiltà dove può arrivare nell'arco dei millenni, nell'arco dell'evoluzione, e allora puoi inventarti un altro pianeta che sono già arrivati a quel punto. Quindi questo percorso che la protagonista fa dalla Terra, da questa realtà, andando verso un altro mondo che è più avanzato,
in qualche modo la porta a confrontarsi con situazioni molto più evolute e quindi a tirare fuori il meglio di sé. È un po' una specie di accelerazione dell'evoluzione, quello che mai non ci piegheremo ancora millenni, in questa storia viene subito accelerata. Poi chiaramente è chiaro che io amo molto la fantascienza, questo si vede nella storia, ma la fantascienza come a livello di simbolismo da molti scenari, per cui è facile fare esempio, nella realtà non possiamo pensare che una persona possa smaterializzarsi e apparire, non so, a 10.000 anni luce di qua, una cosa impensabile, però nella fantascienza è possibile. Quindi tu puoi portare lo stato di coscienza di una persona da una realtà all'altra, farla tornare indietro e quindi tutto questo farlo arrivare a una maturazione vera che la cambia completamente. In sostanza è per questo che abbiamo usato. Sì, lui la fa così facile e io non l'ho fatta così facile, nel senso che è vero, lui ce l'ha più innata questo desiderio, questa capacità di proiettarsi negli spazi che non esistono. Io ho studiato tanto, sono dovuta guardare un sacco di film che non mi piacevano sulla fantascienza, leggere un sacco di libri sulla fantascienza e fare dei corsi, cioè insomma non è stato così facile. Devo dire che è stata per me più una sfida, nel senso che Fulvio è partito con questo suo incipit della fantascienza, mi aveva catturato molto perché, come diceva Sandro, c'era già dentro, sotto, c'era già molto di profondo e di intimo delle persone. Mi ha catturato molto l'idea che la fantascienza potesse essere una metafora, così come ho usato tante volte la poesia come metafora, e ho trovato nella fantascienza questa possibilità di metafora dell'io, dell'oggi in qualche modo. E quindi è stata una buona sfida che mi ha permesso anche di sbloccare, secondo me, ma confermano gli amici che mi conoscono bene, anche delle parti più rigide e più chiuse di me, insomma, ecco, riuscire a proiettarmi, immaginare, fare, disfare tutto con questa mente alla svelta, scrivilo, e è stata una bella avventura che ha sicuramente sbloccato un pezzo, però con fatica. E visto che me l'hai impiatta la domanda, io la faccio immediatamente, perché una cosa che io notavo e che ho avuto modo di far notare anche a Lara, in questo caso parlo proprio della scrittrice Lara Beretta, è un cambiamento. Dunque, io non so se la scorsa volta, questo non me lo ricordo, se ho raccontato come ho conosciuto Lara. Io ho conosciuto Lara non attraverso la sua presenza fisica, peraltro rimarchevole, ma a motivo di un progetto. La prima volta che ho conosciuto Lara è stata per un progetto, perché il club aveva in qualche maniera cercato di avvicinare il sistema bibliotecario, per il quale io ero coordinatore in quel momento storico, con un progetto. E in questo progetto per noi tecnici significa aridità quasi pressoché assoluta, lei aveva piazzato una poesia. Che io ho detto? Ma da dove viene questa? Cioè, no, scusate, in un progetto che doveva andare alla Cariplo, lei mi piazzava una poesia. Poi, dopodiché, invece, ci siamo conosciuti davvero e io ho capito perché lei aveva piazzato una poesia, perché la poesia era, ed è, almeno era, la maniera con la quale Lara si esprimeva. Nelle Gavette sulla neve la poesia emergeva in moltissimi ambiti. In questo libro, no. Abbiamo un cambiamento. Sembrerebbe quasi che la poesia diventi qualcosa di meno manifesto, se mi permettete, meno espresso. Cioè, per carità, la poesia c'è, la troviamo anche proprio nelle forme grafiche della poesia, proprio scritta come poesia. Però il libro è molto meno poetico, non c'è dubbio, nel senso che la poesia appare molto di meno e molto più spazio è dedicato invece alla prosa, alla narrazione. Dunque, domanda tremenda alla scrittrice Lara Beretta. Dove è andata la poesia? Sono io? La poesia è qui con me, la poesia è diventata proprio parte di me, della mia vita, del quotidiano, sono riuscita a viverla in maniera più spiccia, mi viene da dire, cioè non ho più bisogno di ritrovarla quando mi siedo e scrivo, quando leggo, quando mi dedico proprio alla scrittura, in realtà la vivo molto di più, quindi vivendola molto di più, manifestandomela molto di più,
e sono riuscita a non avere la necessità di utilizzarla per esprimermi, per comunicare o per dire delle cose in qualche modo. Sicuramente ho fatto anche dei corsi che mi hanno portato a esprimermi di più in prosa poetica, cioè a fare delle riflessioni metafisiche sulla poesia che mi portavano poi a tradurre la poesia in racconti piuttosto che in riflessioni, quindi il passaggio è stato anche abbastanza poi automatico negli esercizi e anche nel modo di vivere, insomma, in qualche modo. E quindi il non essere subito così d'impeto sull'emozione della poesia, ma il rifletterla e il recuperare tutti i passaggi che ci sono dietro, sono diventati prosa. E quindi è un po' forse anche una mia fase di vita, quella in cui sto cercando di approfondire delle cose invece che lanciarle, vederle e tenerle lì. Ecco, le sto prendendo e riportando sempre più dentro. Prima di passare ad un altro momento legato proprio al libro, non alla lettura, un'ultima domanda la vorrei rivolgere adesso invece proprio a Fulvio, perché vedete, io collego la poesia all'ara perché è così che l'ho conosciuto, ma in realtà anche Fulvio nasce nell'ambito della poesia, non tanto nell'ambito della prosa. Però non è sulla poesia che però domanda a Fulvio, ma è una domanda molto più rischiosa, quella a Fulvio. Perché nel libro comunque si capisce che c'è un fondamento di natura esoterica, cioè non è un libro esoterico, per cui completamente manifestato, è un libro nel quale c'è un piano di lettura sotterraneo che si deve evidentemente, per chi conosce un minimo Fulvio, a Fulvio. Sicuramente non è Lara quella, è Fulvio che scrive. Dunque, invece stasera magari scoprirò anche il contrario, sarebbe tremendo. Per cui ecco, la domanda appunto semplice e immediata è questa, cioè qual è il fondamento esoterico, cioè qual è la conoscenza di base che determina il processo di crescita, di trasmutazione della protagonista? Cioè, nella mia vita non ho letto molti romanzi, molta narrativa, psicologia o altre cose. Io ho letto quasi sempre libri di spirituali, orientali, di qualcosa che riguarda il campo della spiritualità. Ho sempre detto quel tipo di cose qua perché, ma non perché fossi fissato su questa cosa come passione, perché per me la vita è comunque evoluzione e quindi questi libri mi insegnavano delle cose. Io poi queste cose, tramite dei drammi nella vita che ho passato, eccetera, ho constatato che erano non solo delle idee, non solo delle cose così che potevano servire a placarci l'animo, farci stare bene, ma funzionavano, polverato tutto quello che io ho letto, ho capito nella mia vita, ma non i passi che io ho letto, ma ciò che io ho interpretato vivendo. Quindi in un certo senso c'è una parte di un diario lì che troverete, adesso non faccio lo spoiler comunque, c'è, che in qualche modo è stata una mia esigenza di dire a me stesso come comportarmi nella vita, come essere, una specie di mantra, di qualcosa che ti ripeti per migliorare. E questo viene chiaramente da una matrice più vicina al buddismo, non so, mentre le frasi che riguardano come la struttura dell'essere umano vengono magari da Rosa Croce o da altri tipi di fonti. E comunque sono cose che io ho sperimentato, non dico che ho fatto quello che ho fatto Anja, perché non sarei neanche qua, per carità, però ho sperimentato delle cose che mi hanno dato delle maturità, delle conclusioni che sono sempre provvisorie, perché poi alla fine una verità non c'è, c'è soltanto un percorso e dei punti che tu fai nel percorso che ti diventano veri per te in quel momento. Ecco, io questi momenti li ho collegati in questa storia, nei nostri passaggi vari, per cercare di far capire come si può trasformare la conoscenza, quindi dall'udizione della conoscenza in coscienza. Il passaggio fondamentale è quello, il succo della cosa. Vorrei che ascoltassimo adesso un altro passaggio del libro. Bene, continuiamo con ancora due curiosità. Avete notato che intorno a voi ci sono dei disegni, ci sono delle immagini più che disegni, per non essere molto precisi, in qualche misura rappresentazioni di quello che poi è il testo Anja, sono le sue tavole praticamente.
di per sé non è normale che un libro per adulti si trovino dei disegni, delle illustrazioni. Dunque c'è una precisa scelta e una precisa volontà da parte degli autori di avere un apparato iconografico. Ovviamente, diceva molto bene l'assessore, si devono a Corrado Signoroni. Sì, grazie Corrado. E lasciatemi dire che la copertina è davvero molto evocativa di quello che poi è il libro, quando lo leggerete capirete perché. Detto questo, allora adesso appunto la domanda è: ma perché l'apparato iconografico in un libro già denso di immagini? Poco fa, mentre ascoltavo, come dire, leggevo, mi erano capitati sotto gli occhi appunto uno stralcio di una descrizione del pianeta dove si svolge parte della storia, ed è già molto ricca, cioè già ci sono delle descrizioni importanti a livello linguistico. Perché perciò anche le immagini, l'apparato iconografico? Apro una parentesi, a me i libri con le immagini piacciono tantissimo. Chiudo la parentesi. Allora, perché? Ma forse anche un po' per dei disegni della sorte, mi viene da dire, nel senso che sicuramente avevamo bisogno di rendere più concreto tutta questa fantascienza, quindi forse un po' un bisogno anche di, non so, di rappresentarla in qualche modo e quindi di aiutare il lettore a individuare qualche immagine perlomeno. E dall'altra c'era venuta anche l'idea di fare un fumetto e quindi invece che lanciarci proprio nel fumetto, l'associazione fumetto mi aveva fatto pensare a Corrado, che avevo conosciuto al club qualche anno fa, e aveva fatto un corso di fumetto con noi, era molto bravo, e quindi ho detto: cavolo, però non facciamo il fumetto, facciamo delle immagini, quindi teniamo noi la parte della scrittura e vediamo se a Corrado ispira qualche cosa. Ovviamente c'è stata una risposta positiva, perché appena gli abbiamo dato i testi, boom, in pochissimo sono arrivate le tavole. A me sono piaciute tantissimo, ma ancora di più alla casa editrice, perché poteva essere che la casa editrice dicesse no, non se ne parla nemmeno. E invece alla casa editrice è piaciuta molto questa interpretazione che ha fatto Corrado, quindi l'abbiamo proprio subito avvallata, bellissima, e quindi bello. Questa, anche l'unire un po' i mezzi artistici e la creatività in modo che arrivino sempre di più emozioni e evochino sempre di più cose diverse o nuove a ciascuno, ecco. E poi devo dire che Corrado non ci ha deluso per niente, perché ha interpretato benissimo la sintesi. Ha interpretato molto bene la sintesi del capitolo in cui si riferiva, perché ogni immagine si riferisce a un periodo, un capitolo preciso. Noi non le abbiamo scelte tutte e sei per motivi anche di spazio eccetera, ma anche perché non volevamo esagerare nei disegni, ma quelli che abbiamo scelto erano proprio mirate e sintetizzavano bene il senso del capitolo, quindi lui ha capito non solo la storia, è riuscito anche, perché non sembra, ma disegnare gli disegni sembra sempre semplice, ma ci vuole molto talento anche nel riuscire a raccontare una storia con un disegno. Lui ci è riuscito molto bene, secondo me. Quindi ci ha conquistati subito. Sì, e poi, visto che parliamo dei disegni, dopo, mentre mangiamo e brindiamo a questa nostra tappa, possiamo davvero osservare e guardare anche gli altri, perché in questo lato ci sono i disegni che abbiamo utilizzato, le tavole del libro, ma abbiamo chiesto a Corrado di ampliare, visto che sa fare molto di più, e quindi dopo possiamo anche chiacchierare anche con Corrado e farci raccontare. Infatti, a dire il vero, quando io ho visto questo, ho detto: oh, probabilmente ero talmente preso dal libro da non rendermi conto che c'erano anche quelle. Però non volevo dirlo perché... No, ecco. In realtà, piccola nota, no, non potevate fare un fumetto, sarebbe venuto un graphic, cioè sarebbe venuto qualcosa di ben più ampio di un fumetto, ecco. Bene. Potrebbe essere un'idea del futuro, anche perché la fantascienza si presta tanto ai grafici. Detto questo, invece, vorrei tornare un attimo a Fulvio, ma poi anche a te, Lara, perché avete capito molto bene questa sera, stiamo capendo,
che in realtà l'idea originaria non si trova in Lara, ma si trovava in Fulvio. Perciò la domanda è, ma qual era questa idea originaria? E poi con Lara come si è evoluta? Allora, devo spiegare innanzitutto che alla fine del secolo scorso, sembra una cosa, avevo preparato una specie, ho fatto solo due film nella mia vita amatoriale. Quindi il primo film era Sogno Lucido e avevo inventato questa storia di due persone che non si conoscono nella realtà, però si sognano e quindi sono spinti a cercarsi per incontrarsi. Ma io ho realizzato questo film senza sceneggiatura, quindi al momento, di volta in volta. Poi ho detto, voglio scrivere la sceneggiatura. Ho immaginato un extraterrestre che captasse i loro sogni e dall'alto volesse in qualche modo fosse richiamato da queste persone e agisse con loro. Questa è l'idea originaria, che si è fermata lì. Dopodiché, qualche anno dopo, ho pensato se invece facessimo, si potesse fare qualcos'altro, tipo una persona, una protagonista che andasse a fare un viaggio, eccetera, fosse salvata da questo extraterrestre, e si è fermato tutto lì. Dopodiché, con queste poche pagine, ne ho parlato con lei e devo ringraziarla perché sapevamo che era quasi una specie di impresa suicida, nel senso che sapevamo di fare il passo più lungo della gamba, perché la storia era troppo complessa, era complicata e non sapevamo se eravamo ancora pronti insieme per scrivere una cosa del genere. Però abbiamo seguito la follia, abbiamo provato e siamo andati avanti in qualche modo. E vi assicuro che la cosa non è venuta male, ecco, cioè nel senso che comunque ha dei tempi il libro, ha un ritmo tale per cui non ci si stanca nel leggerlo. Questa domanda me la sono scritta, in realtà l'ho scritta tutte, ma questa me la sono scritta perché è particolarmente complessa. Ma particolarmente complessa perché in realtà il libro ruota intorno ad un altro concetto fondamentale, che è un concetto esistenziale. E qui esce tutto il filosofo che c'è in me nascosto in anni ormai di vecchiaia. Cioè, il libro ruota tutto intorno ad una certezza. La certezza è la seguente, che tutto nella vita, alla fine, come dire, è al suo giusto posto. San Paolo avrebbe detto che tutto concorre al bene. Nella Sacra Scrittura c'è questa frase, tutto concorre al bene. E in realtà anche in questo libro sembrerebbe che Fulvio e Lara hanno accolto questa fondamentale idea. Tu sei chi è? Cioè, tutto ci sta, tutto alla, come dire, alla sua giusta posizione. Ora, parlando agli autori, tralasciando un attimo il libro, ma è proprio vero che nella vita tutto si tiene? Cioè, è una speranza quella che avete trasfuso nel libro o è l'esperienza la vostra vita fin qui? Perché c'è una bella differenza tra una speranza e l'esperienza. È sempre più difficile. Allora, sicuramente è quello che abbiamo vissuto entrambi. Adesso parlo un po' più per me, perché poi davvero le vicende sono proprio diverse, però forse è proprio anche un po' il modo di essere, perché le cose succedono a tutti, belle, brutte, facili, difficili. Credo, la mia esperienza è, credo che il modo in cui le vogliamo vivere e vedere ci permettano poi di trasformarle in qualcosa di positivo. E anche i dolori più forti, anche le fatiche più forti, credo che ci permettano in qualche modo di arrivare a qualcosa che ci fa diventare sempre più grandi o sempre più qualcuno in qualche modo, e quindi sì, io credo di sì, per esperienza. Poi certo, magari adesso sono positiva, sta andando magari un periodo facile, un periodo che va tutto abbastanza bene, è più facile. Quando arrivano i momenti difficili non è così facile dirlo. È anche vero che se è una convinzione che hai maturato dentro ti appartiene e quindi riesci a darti poi invece quella speranza del ma tanto so che qualcosa serve anche questo e quindi va bene, andiamo e diamogli una collocazione. Quindi c'è il vissuto e c'è poi sempre la speranza che sia davvero così in qualche modo. Io ne sono convinta, poi cioè, io non so, davvero è solo il mio parere, il mio modo di vivere, il mio modo di essere.
Sì, l'esempio che posso fare, perché è molto semplice, parlo di temporali, ad esempio. Chiunque prima o poi finisce sotto un temporale, se va bene in casa aspetta che passi, però quando sei sotto un temporale o sotto un momento buco della vita, doloroso, eccetera, allora, quando sei sotto un momento difficile, un temporale, eccetera, lo vivi male in quel momento perché ne soffri. Però se tu sai, sei consapevole che i temporali finiscono, poi tornare sereno, poi tornare avanti, la tua mente è già spostata fuori dal temporale, quindi tu trasformi in positivo anche quel momento. Se tu invece vivi attimo per attimo, ignorando come sono a succedersi delle cose, chiaramente puoi anche soccombere. Però secondo me la vera strada che porta tutto al positivo è questa, cioè sapere la direzione in cui la vita va e sapere che devi attraversare tutto, e quindi però alla fine, da positivo come mi sento, dico che tutto deve finire bene comunque, secondo me. Sarò un ottimista, ma... Questa cosa mi fa venire in mente delle letture che sto facendo per ora, e in particolar modo l'idea del neocatastrofe, cioè quando tutto sembra andare male poi c'è qualcosa che di colpo trasforma la storia, la porta in mente. Questa volta, per concludere, non vi chiederò di scrivere su uno dei personaggi, no, eviterò, visto che tanto fanno come voi, no? Più che altro fate quello che volete. In realtà però la domanda che faccio è vera, ed è la seguente. Quando hanno concluso di scrivere quel libro, erano partiti comunque già da quella sera, quando io li ho presentati, con l'idea che avrebbero potuto farlo, avrebbero potuto ricominciare. Sono passati due anni, adesso vi faccio la domanda. Ma c'è la possibilità che avremo un terzo, come dire, Beretta fa panni? Sì. Sì, sì. No, non c'è la possibilità, c'è la certezza. Cioè, sicuramente andremo avanti, anche perché sono passati degli anni, ma in realtà noi stavamo ancora presentando il primo, che già abbiamo cominciato subito questo, quindi... E adesso, quando avremo finito di presentarlo e di portarlo in giro, cominceremo anche il terzo, che ancora non sappiamo per adesso cosa fare, però arriverà l'idea. È diventata una dipendenza. Sì, o no, è vero, nel senso che ovviamente è piacevole, ovviamente è utile alla vita, però in questo periodo che siamo in stand-by, perché siamo in attesa delle presentazioni, quindi non stiamo aprendo altri capitoli, e ognuno di noi sta scrivendo per sé, per altro, perché fare a meno è difficile, ci appartiene, quindi, e devo dire che comunque è bella anche l'esperienza di farlo a due, comunque continua a essere un'esperienza importante, perché c'è sempre il confronto e la fatica a volte di farsi capire o di capirsi, sempre meno, perché ormai ci si conosce anche a fondo, però è un'avventura anche quella di intraprendere sempre discorsi nuovi o approfonditi con un'altra persona, quindi sì, sicuro. Scusate, devo fare l'ultima domanda, perché mi è venuta in mente subito dopo, lascerò il posto di nuovo alla lettura, ma cioè, hai detto adesso scrivere in due. Anche la scorsa volta mi torna questa domanda: ma come fate? Fulvio scrive una parte, tu aggiungi un dialogo, cioè, come fate a scrivere in due? Perché già scrivere da solo è difficile, ma scrivere in due? Sì. Rivelateci i segreti. Ma così, lo faccio io, lo fai tu il capitolo, oppure... Ma come adesso? Come adesso, così, no? Così, facciamo, chi lo fa? Uno prende in mano la situazione e parte, e l'altro risponde, quindi... Succede che magari c'è un giorno che mi ha ispirato Fulvio e dice: ah, ho scritto un pezzo, te lo mando. Oppure viene, ci beviamo un caffè, leggiamo il pezzo e poi vado avanti. Bene, anche questo passaggio, come avete visto, ci vede tanto di quella che è la visione che gli autori hanno voluto inserire nel libro. Il riferimento al muore, il riferimento al ricordo, il riferimento alla presenza, ma anche al dolore. Queste se ti lasci invadere, è di una profondità assoluta. Bene, detto questo, adesso lascio la parola ancora a loro per concludere. Ovviamente io li ringrazio per essere stato qui, perché per me è stato un piacere enorme poter presentare anche Anya, e spero di poter presentare anche i prossimi. Grazie. E, sì,
Le conclusioni, non so, mi viene da dire grazie a tutti, nel senso che in questa sala ci sono, in questo salotto di casa, come diceva Costanti, ci sono davvero persone a cui voglio molto bene, che mi vogliono molto bene, che hanno davvero cavalcato l'onda con me, nel senso che mi hanno condiviso con me tante cose e anche questo passaggio, perché in questo viaggio di Ania sicuramente sarà un passaggio, quindi grazie per tutti voi che in qualche modo avete condizionato questo momento e mi avete permesso di arrivare qui oggi a fare questa presentazione e a realizzare comunque questo progetto. Quindi grazie a Betty, che dopo tanti anni di amicizia siamo riusciti a creare un'altra cosa insieme, mi piace un sacco questa cosa. Grazie a Beppe, che invece continua ad accompagnarmi sempre nei vari progetti, non molla mai, è un amico in tutti i sensi, lui c'è sempre, e anche quando il club ha bisogno di lui, non solo io, vero Beppe? E a Fulvio, perché riusciamo a continuare questa avventura, insomma. E grazie al Melograno, che non mi abbandona, anche lì, anche in questa avventura personale, il Melograno mi accompagna con tutto l'affetto che davvero sento. Grazie. Io sono molto breve, dico grazie a tutti quanti e basta. Anche avere Sandro qui non è da poco, nel senso che mi sono fidata molto di Sandro nella realizzazione di questi libri, nel senso che sapere che Sandro diceva sì, si può fare, ci ha permesso di andare avanti, quindi non è poco. Se lui diceva di no, non c'eravamo qui stasera, quindi grazie. Volevo ringraziare tutti in generale, però volevo ringraziare anche i nostri editori che sono Francesco Sicilia e Milena Esposito, con cui continuiamo e continueremo a pubblicare ancora. Fate una foto anche con Corrado. Con il nostro Corrado, il nostro presentatore.